alla TV. Seguo le partite alla radio, ma mi esalto molto di più quando esco e vado allo stadio. Canto per 90 minuti, anche dopo aver fatto la fila. I rossoneri non restano muti, tutto per il magico Milan. Non mi importa quando e dove, vincere è quello di cui ho bisogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Memoria, AC Milan uguale vittoria, in Europa si è fatta la storia, milanisti nel cuore, sono 11 in campo e milioni là fuori, rossoneri guerrieri, anche all'estero sentono i cori, è una realtà partita da qua, la città della Madonnina, innamorato pazzo di lei, nella testa c'ho solo il Milan. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Alla TV, seguo le partite alla radio, ma mi esalto molto di più quando esco e vado allo stadio. Canto per 90 minuti, anche dopo aver fatto la fila, i rossoneri non restano muti, tutto per il magico Milan. Non mi importa quando e dove, vincere è quello di cui ho bisogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno.
Ciao a tutti, fratelli e sorelle, ma che bello ambiente che c'è sulle chat. La voce ufficiale dello stadio, lo speaker ufficiale dello stadio che quando presenta la tua squadra, quando presenta gli avversari... La Dama! Il desperto definitivo, ragazzi! Voglio beccare. Oluwa Fikayo Mi, Oluwa Damilola Tomori. Ah, non lo sapevi. Bravo. Bravo. Abbraccio te simbolicamente per abbracciare tutto il mondo Milan. Mister, grazie, un abbraccio. Grazie, grande, mister. Grazie a voi. Ciao, ciao a tutti tifosi e tifose rossonere, benvenuti, ciao, ciao a tutti, ciao, benvenuti, ovviamente un saluto a tutte le persone che ci stanno guardando da YouTube, tutte le persone che ci stanno guardando da Twitch e tutte le persone che poi vedranno, ciao Zierf, ciao, ciao Adele, ciao Andre, ciao a tutti, ciao, ciao, benvenuti, Luca, ciao, ciao, ciao a tutti, ciao. Ovviamente stavo dicendo un saluto a tutte le persone, c'è pronto anche Garry, adesso arriva anche lui, un saluto a tutte le persone che ci stanno guardando, ricordo a tutti che avete la possibilità di subarvi in modo completamente gratuito utilizzando il vostro account Prime se ci state guardando da Twitch, e potete farlo ovviamente cliccando qua sotto la membership se ci state guardando anche da YouTube. Ciao Enrico, ciao, ciao a tutti, ciao, 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 ciao Keyunit, ciao, ciao. Ovviamente, come sempre, non sono da solo perché oggi siamo qua a goderci le Football Championship Pro, perché oggi c'è il Knockout Stage con me, il mio compagno di avventura, come sempre, che è Garrincia. Ciao, Garry! Ciao, Garry! Ciao, Lollo! So che sei appena... Ciao, fratelli rossoneri! Sei appena tornato, appena sceso dall'aeroporto, dall'aereo. Sono sceso dall'aereo 35 minuti fa. Ma sono qui, amico! Ciao, chat! Ciao, 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 Garry! Come mancare, ciao. Oggi? Hai già detto quanto è importante oggi? Oggi è importantissimo. Per gli sports? Stiamo parlando di sports, ragazzi. Per chi non l'avesse ancora capito, vedo qualcuno nelle chat. Ragazzi, oggi ovviamente siamo qua per parlare delle Football Championship Pro e andiamo a vedere quelli che sono i Knockout Stage. Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao a tutti, benvenuti, ciao, 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 grandi. Ah, la maglietta, è vero, non ho messo la maglietta, dopo magari un attimo in pausa vado a metterla anch'io. Amici del Team Clash che avete regalato la maglia a Lollo e a me con i nomi, Lollo non l'apprezza evidentemente, non l'ha messa, fatevela rimandare. E approfitto per salutare il Team Clash Milan. Grandi ragazzi, grandi. Io direi, caro, ovviamente salutiamo Bobby, tra l'altro non lo sapete ma oggi è il compleanno di Bobby, quindi facciamo gli auguri a Bobby, ragazzi, che è uno dei nostri ovviamente moderatori, gente che si occupa di YouTube. Grande Bobby, grande. E salutiamo Bobby, anche Mario e Stefano ovviamente in regia da Twitch. Io direi, Garry, tanto abbiamo tanto tempo oggi per stare insieme, quindi partirei subito andare a vedere Arsenal-Milan quarti di finale. Partiamo subito con il contributo a bomba. Ciao Sofia, ciao ciao, benvenuta anche a te, ci mancherebbe, ciao. Ciao Dario. Bobby, vorrei farti notare che ti stanno facendo tutti gli auguri. Allora Garry, come vedi queste sono le immagini, ci andremo a vedere come dicevamo appunto i quarti di finale tra Arsenal e Milan. Ecco Bobby che mi ha scritto, grande. Tra Arsenal e Milan, e questa insomma è la partita. Siamo al Knockout Stage, quindi Garry, quando poi hai tempo che ti sei sistemato un attimo, che vuoi andare a spiegarci anche un po' cosa sono succede. Sono pronto e carichissimo. Allora, cosa è successo? C'è stato questo torneo incredibile con 8 squadre che rappresentavano le vere, alcune fra le più prestigiose squadre europee, proprio quelle vere, per cui c'era l'Arsenal, c'era il Manchester United, per l'Italia c'eravamo noi del Milan, c'erano i cugini dell'Inter, c'era la Roma e poi anche altre squadre, Bayern Monaco eccetera. Sono sfidate in queste che praticamente è l'equivalente della Champions League per i player di i football, per gli sports. E cosa è successo? C'è stato un torneo, un girone all'italiana. Cosa vuol dire un girone all'italiana? Che ogni squadra ha affrontato rispettivamente le altre 7. Ok, al girone, soltanto al girone unico, soltanto andata. Ma sono risultate sei squadre migliori sono risultate, e tra queste sei squadre c'è il nostro Milan,
che per chi non ha seguito ha riacciuffato clamorosamente questa qualificazione all'ultima giornata. Ci eravamo costretti a vincere tutte e tre le partite, poi spiegheremo magari nel dettaglio la formula anche per oggi cosa succederà, però il Milan doveva vincere in una giornata sola sfidando l'Arsenal, tre partite con tre player diversi contro tre campioni dell'Arsenal. In quel momento l'Arsenal era primo in classifica e il Milan le ha vinte tutte e tre, facendo così 9 punti, 3 punti per partita. Per cui ci ritroviamo qua proprio contro chi? Contro l'Arsenal, che da primo è finito terzo. Esatto. Per cui aveva già l'accesso alle semifinali e per colpa nostra del Milan se l'è giocato. Per cui adesso avranno il dentino avvelenato, saranno avvelenati, avranno la loro vendetta, e noi invece siamo belli carichi perché li abbiamo già battuti. E questo messaggio lo mando ai quattro ragazzi del nostro team Milan, che sono Chirito, sono Sassigno, grande Sassigno, ormai siamo amici, un capitano Carmine, Liuzzi e questo nuovo acquisto Franchino, che sembrerebbe dalla Coppa Italia è diventato, ragazzi, l'abbiamo scoperto, è una macchina da guerra. Per cui siamo messi bene, Lollo, speriamo in bene. Assolutamente. Oggi abbiamo visto la spacca, si arriva fino in fondo, esatto. Diciamolo, questi, Lollo, oggi si elegge il vincitore. È il vincitore, insomma, di tutto le Football Championship Pro. Tutto. Quello che avete visto, ragazzi, era la prima partita che abbiamo vinto per 1-0 contro l'Arsenal. Questo è il Game 2, che in questo momento, vedete, insomma, lo svolgimento del Game 2. Ovviamente questi sono gli highlights. Nel caso in cui il Milan, eccolo qua, gol di Ante Rebic, e vinciamo, insomma, 2-2, scusate, anzi, questo qua finisce 2-2. Nel momento in cui superiamo poi eventualmente questo turno, andremo poi, eccolo qua, l'esultanza dei nostri ragazzi. Nel momento in cui si supera questo turno, si andrà poi a giocare quella che è la semifinale. E vedete qua che stanno festeggiando i nostri player, e invece quelli dell'Arsenal sono un po' demoralizzati. Eccoli qua. E quindi possiamo dirlo, il Milan passa praticamente con il, vedete qua, il knockout stage. C'è il Barcellona, Bayern, Roma, Manchester. Adesso andiamo avanti in quella che è lo svolgimento, insomma, di questa che è la partita appunto con il Manchester City. Oh, è iniziata? Ciao Spendor, ciao, anche te, saluto anche con Corezzo, ciao. È iniziata ragazzi, quindi ovviamente abbiamo superato, non volevo anticiparvi nulla perché ovviamente gli highlights li avevo già visti. Ma questo è United. Esatto, non volevo anticiparvi nulla, però abbiamo visto gli highlights e quindi quelli era il contenuto. Quindi, come avrete capito, abbiamo superato la partita contro l'Arsenal, che vedeva Gary Raxa contro Franchino e Indominio. Sì, c'era Roxa contro nostro nemico. Ragazzi, Roxa, dico due cose sulla partita che abbiamo visto rapidamente così mentre facevo ordine. Vai. Allora, Roxa è un campione serbo, e attenzione al battaglione, lo dico, Serbia, Lollo, Serbia, miglior giocatore del mondo di basket oggi è serbo, ok? Certo. Il miglior tennista del mondo oggi è serbo. È vero. Per cui Roxa, che è il giocatore serbo più forte, in questo momento ha vinto pure il campionato, se non sbaglio, europeo nel 2021 con la Serbia, per cui uno forte va a dimostrare di essere lui più forte, ma non è così, perché Franchino gli ha fatto un 2-1. Guarda intanto che c'è il gol, 1-0. Ma c'è stato subito il gol! È stato subito il gol, 1-0, se l'ho visto male, Ante Rebic, eccolo qua, vediamo, palla in mezzo. Sì, Ante, ottavo minuto, Rebic in gol subito, grandi ragazzi. 1-0 per la Cimina, ragazzi. Per cui, per arrivare subito alla realtà, devo fare in fretta. Per cui ti dico, un grande Franchino, ancora una volta sorpresa, batte Roxa. E poi c'è stata la partita in Dominator contro un capitano, Naples, ed erano i due capitani delle due squadre, per cui era interessante, l'abbiamo vista rapidamente nei highlights ed era bella, è stata una partita figa, anche perché erano tra l'altro i due giocatori che avevano effettuato più passaggi. Queste sono le stats che piacciono a me, però l'ha avuta la meglio il nostro Carmine, un capitano ai rigori dopo essere stato sotto 2-0, come avete visto, 2-2, rigori, trionfo, non ha dovuto neanche giocare i sassi. Palla in profondità, e siamo qua, Charla davanti alla porta, qua il 2, mamma, tiro a girare di sinistro, Charles si dispera, ragazzi, era una bella occasione, guardate, di Bocorighi, palla in profondità, sponda di Rafaleao se non vedo male, poi Charles che si sposta la palla, bellissimo intervento in scivolata del difensore dello United. Prima ho detto City, e scusate ragazzi, ho detto, mi sono, capita, comunque ovviamente stiamo parlando dello United.
Ciao, ciao a tutti, ciao, benvenuti, benvenuti, benvenuti a tutti, ciao. Gary, allora, no, invece... Dimmi. No, io adoro le stats, sono pieno di stats. Anche per quello che riguarda Lucas Lorge. Ma chi è Lucas Lorge tra i due? È Nekza, è l'avversario francese che sta affrontando adesso il nostro mitico franchino. Allora, cosa ti posso dire? Allora, è giovanissimo, sono entrambi giovanissimi, perché Nekza c'è anche lui 19 anni. Ok, e ha vinto il titolo l'anno scorso col Monaco, per cui è arrivato fresco fresco e subito da campione, campione con Raffaele Monaco. Porta palla 1-2, vediamo se la mette in mezzo. Sì, gol di Bocconi. 2-0 per il Milan, ragazzi. 2-2. Iniziamo subito bene. Lo... Che minuto era? Vabbè, Gary? Allora siamo troppo forti. Allora te lo dico io, era il 31esimo se non sbaglio. No, non è le sai tutte, no. Le sai tutte. No, non è vero, no. Sto scherzando, sarà stato il 20esimo, che ne so, questo è Origi, sarà stato intorno al 20esimo, adesso lo vediamo. 2-0 per il Milan, ragazzi. 2-0, e Lollo, ti stavo finendo di dire che Nekza, l'avversario che abbiamo, che stiamo affrontando, l'anno scorso è stato capocannoniere della competizione e anche MVP della competizione, per farti capire con che popò di campione sta giocando il nostro franchino, come nulla fosse. Fresco fresco si affaccia nel mondo professionistico, perché ricordiamo che franchino è arrivato ecco, ricordiamo che franchino è arrivato a giocare con Sassinio, Carmine e Luigi grazie a un torneo open che era aperto appunto ai tifosi del Milan, questa cosa meravigliosa, per cui lui si è affermato così, è entrato subito nella cerchia delle amicizie di un capitano Carmine, e adesso è qua che se la gioca con un super campione assolutamente alla pari, se no non vorrei dire cose troppo presto, ma se la sta giocando un po' dominando, per cui sorprendente veramente questo franchino, ragazzi. Intanto, ragazzi, vi ricordo ovviamente in apertura, vi ricordo che eFootball è un gioco che potete scaricare in modo completamente gratuito e potete farlo dal link. Fatelo. E adesso vi stiamo spammando direttamente sulla chat, lo dico per gratuito, bello, per chi era distratto vuol dire a gratis. Nel senso che non dovete pagare nulla, vi viene donato, lo scaricate, è una cosa fantastica. Ai nostri tempi era inaccessibile, cioè dovevi proprio mettere via i soldi per comprare quello che era PES ai tempi, quando ero pischiello io, e adesso è eFootball. Questo che vedete, no, ragazzi, è il link da cliccare per scaricare direttamente il gioco. Sì, Gary, attenzione, intanto sta attaccando. Il Manchester recupera palla a centrocampo, attenzione, riparte il Milan, Charles da titolare, niente da fare, dimmi. Stavo dicendo che adesso sono abbastanza confortato. Occhio qua, ragazzi. Paratore, Magic Mike. Quasi. Eroico Mike anche in queste circostanze. Stavo guardando qua, stavo scartabellando con le mie stats su Lucas Lorge e ho scoperto una cosa incredibile, che durante la regular season sono 7 partite, lui ne ha 25, un pareggio e una sconfitta. Per cui non solo l'anno scorso ha fatto questi numeri incredibili che mi ero appuntato qua sulla mia nuda carne, ma in realtà l'aveva addirittura, si è replicato pure quest'anno, ha dei numeri incredibili, per cui questo vantaggio di franchino è, posso dire, sorprendente in positivo. Intanto va avanti la partita, siamo al 34esimo del primo game, riparte il Milan, centrocampo, palla per Divock Origi, sponda per, dovrebbe essere Rafa Leao, adesso devo pulire gli occhiali, Gary, perché non vedo bene, comunque palla indietro, niente di che, fa palla lunga. Allora, una nota di costume. Sì. Fatto curioso, è particolare che nella nostra squadra siano tutti i player italiani, perché solitamente, occhio qui, solitamente nelle altre squadre non è così, cioè nel Manchester hanno giocatori di ogni nazione, ad esempio Nekza è francese, ok, sto parlando del Manchester, Kilsiu è anche lui francese, no, questo è il piano, in realtà sono mamma tutti mia, francesi, perché, Kier, intervento ma perché bellissimo, sono tutti francesi? Sono tutti francesi i giocatori del Manchester United, invece nel caso nostro sono tutti italiani, ok, 3 napoletani e un barese, i 3 napoletani sono lo zoccolo duro, i 3 storici, Urca, maratona ancora di Mike, che si riconferma idolo totale anche nel gioco, idolo totale, per cui abbiamo lo zoccolo duro dei 3 che hanno iniziato il torneo, che sono napoletani, e si è aggiunto il barese franchino. Ma c'è un altro player molto conosciuto nell'ambiente, non nel Milan ma nel Barcellona, che ha vinto la regular season,
tac, e chi è? È Torito. È Torito, un supercampione del mondo, un giocatore molto importante, che intanto sta giocando col Barcellona di là e sta aspettando, anzi adesso sta incontrando la vincente tra Roma, adesso non mi ricordo memoria, ma la Roma so che ha perso. Per cui penso col Bayern Monaco, per cui penso che ci sia di là Bayern Monaco contro Barcellona. Se noi riusciamo a superare appunto il Manchester United, ci facciamo il finalone. Lollo, sarebbe stupendo vivere un finalone ancora con te. È vero. Finalone! Ti ricordi lui quando ho fatto la Coppa Italia, che è durata 6 ore la diretta praticamente? No, scherzo dicendo 6, ma... quasi 3, ti ricordi? Eravamo in diretta, intanto palla in profondità, ovviamente è iniziato secondo tempo, ragazzi, 2-0 per il Milan, intanto faccio dei ricapponi. Stiamo attaccando Rafa Leao, si porta la palla sulla sinistra, 1-2, bene. Ah, vediamo se rientra, rientra. Beh, palla per Charles, rimbalza Charles, vai Rafa, mettila in mezzo, prova a metterla, si porta palla, attenzione, niente da fare. Bell'intervento difensivo del City. Chi era? Ho visto che stava dominando come sempre United, allora ti devo correggere, ho detto ancora perché sennò diventi vittima di bullismo, cyberbullismo. Allora ragazzi, non cyberbullizzate Lollo, ha sbagliato, ha detto City, però si fa un gran parlare del City, sai perché si parla tanto del City, Lollo? Perché ha vinto la Champions League, l'ultima, lo sapevi? Sì, mi sono accorto, ho visto qualche post. Ma sapevi anche contro chi l'ha vinto? Ma cosa dici? Io mi dissocio da questa cosa che vuoi tirare in mezzo sempre i cugini. Tanto cugini dell'Inter che sono andati malissimo in questa... Cugini dell'Inter, Lollo, che sono andati troppo malissimo. Come è finito la questa competizione? La competizione. Malissimo, penso che siano arrivati ottavi con dei risultati terrificanti. Per cui, dai... ci siamo presi questa piccola rivincita qua sul terreno, sul cyber terreno della Konami, che ci offre la Konami, vedi? Che salutiamo. Bella palla in profondità, palla per Divo Corighi, niente da fare. Lollo, brother, quando spiegavi che adesso, perché io sai, ti ho raccontato che cioè, mettevo via i soldini per comprare il gioco nuovo dell'eSports, no? Che capito, lo facevo, proprio era una cosa a cui tenevo, per cui a volte si facevano le collette con gli amici. Ah, Raffaele, questo sono gol, la porta, te lo dico, questo palla, gol, perché quando parte Raffaello, dai, archiviata, Franchino ha disintegrato l'MVP della... Oh, l'ha disintegrato o sbaglio, Lollo? Disintegrato. Gran gol. Lollo, ciao, benvenuti. Ciao, 3-0, ragazzi. Franchino, 3-0 per Milan, fatto... Franchino ha fatto 3 gol in 2 partite nella regular season... Solo in questa ne ha fatti 3. Con quella di prima, altri 2-5. Macchina da guerra. Finisco il discorso. Charles in profondità per Rafa Leao. Ho visto un colpo di testa di Divo Corighi che ha dato palla a Charles. Charles poi ovviamente mette il giocatore davanti alla porta. Tiro di destro a rientrare, 3-0 per la AC Milan. E ovviamente i nostri ragazzi, eccoli qua che festeggiano. C'è rabbia di là. Lollo, ti stavo dicendo e concludo che questo momento è bellissimo. Questo è il mio momento preferito, quando fanno le cose che non capisco, quando spostano gli schemi. Oh, aguzza la vista qua, Lollo. Beh, qui allora, è Gary, la differenza direi... vera tra la loro forma mentis e la mia. Esatto. Allora, c'è direi la loro che funzionante. Ovviamente... in vantaggio di 3-0, ovviamente la differenza sostanziale è quella che il professionista sa esattamente come affrontare questi tipi di momenti. Io e Garri invece... Sì. Però ti dico, ho avuto modo di chiacchierare con Sassinio, che saluto, fantastico, Salvatore, mitico. E una cosa che ho capito è che mentre io, che sono un profano, che non ne so niente, quando gioco io alla PlayStation o a qualsivoglia console, ai football, cosa cerco di fare? Di replicare la verità, la realtà, capito? Cerco di sembrare che sto usando davvero il Milan e cerco di fare anche a livello di schemi le
le cose che vorrei facesse mister Pioli. Invece Sassini mi ha fatto capire in poche parole che non è assolutamente così, c'è proprio un altro approccio, i giocatori vengono riconsiderati e rivalutati completamente rispetto a come li vediamo la domenica, per cui è un approccio completamente diverso e riguarda anche e soprattutto forse le posizioni in campo dei giocatori, ok? Dove noi magari millantatori, allenatori a casa del bar andiamo a mettere giù lì, e invece loro proprio hanno un altro proprio concetto e sanno esattamente come interagiscono gli omini del gioco, per cui è un viaggio tecnicamente sono gli omini del gioco, chiamati tecnicamente gli omini del gioco. Siamo al 66esimo della partita Milan-Manchester, siamo avanti ovviamente di 3 gol, attenzione Teo recupera palla, tra l'altro vediamo in campo un Teo che di solito l'abbiamo visto poco, Mike Maignan palla lunga e vediamo se riusciamo a ripartire, diciamo che gare di solito sul 3-0 le partite sono abbastanza in ghiaccio, infatti palla recuperata bene a Serra al centrocampo. Palla lunga per Oliviero Bombervero, palla per Origi, palla per Brahimino Diaz che cerca il passaggio in profondità ma non ci riesce, riparte lo United. Ciao Spendor, ciao buon lavoro. Scusami se prima non ti ho letto ma ero preso da un po' di cose, Ciao ragazzi, uè, chat, Spendor, tutti, vi voglio bene. Intanto ancora palla a centrocampo per il Milan, bella palla in profondità sempre per Divock Origi, non ci arriva e quindi riparte lo United. Ciao a tutti, ciao, benvenuti, ciao. 3-0 ragazzi, sì, 3-0, sì, di solito 3-0, come dicevamo prima, di solito le partite sul 3-0, anche per accorgimenti tattici, specialmente su eFootball vengono messe in ghiaccio, però come sapete esattamente eFootball è come il calcio, quello giocato che vediamo tutti i giorni, anche sul 3-0 le partite possono comunque cambiare e noi ovviamente ne sappiamo, no Garry, ne sappiamo qualcosa. Qualcosa l'abbiamo vista anche insieme, esatto. Qualche emozione forte l'abbiamo condivisa, amico mio. Intanto Anthony, attenzione, palla in profondità, oh, intervento super! Mi sembrava Fikayo Tomori lì dietro. Intervento super per il Milan. Cioè, quindi... Manco il corner gli hanno concesso. Esatto, quindi 3-0 per il Milan, 52. Primo match che sta per andare a concludersi. Divock Origi porta palla sulla destra, Lolo. Vai nella bandierina, vai. Ah, bella! Palla bassa in profondità, se nel mezzo che non passa. Dimmi tutto. Dico una cosa per chiarezza, magari uno si sta collegando adesso e dice bene, ha vinto il Milan, quindi ha passato il turno e gioca la finale. No, non è così, no, perché sono 3 partite, per cui dobbiamo vincere almeno considerando 2. Questa praticamente vinta, Lollo, dai, adesso che finisce 4-3 per il Manchester, dubito questa partita, spero di no. Franchino, non me ne volere, dovesse capitare questa cosa. Allora, dovesse finire così questa partita... Ah, Divock Origi davanti alla porta, vediamo se tiro! Super parata, ancora para per Brahimino, niente da fare. Flipper. Niente da fare. Flipper. Un bel flipper. Dovesse finire così questa, Lollo, ce ne sarebbero altre 2, per cui 2 match point per Sassini, sì, o Carmine, esatto, non esatto, sappiamo. Esatto. Non sappiamo, Michele, chi deve giocare per primo. Questo è il game 1, Michele, ci apprestiamo a vincerlo, anzi direi che l'abbiamo vinto, sono sentito quasi vinto. Quasi vinto, vuol dire che rimangono altri 2 game, quindi se la prossima arriva Steph Curry la mette da 3. Andiamo avanti, oppure se dovessimo perderla sono 3 i match. Esatto Gini. Esatto, ma manca veramente poco per la chiusura di questo match. Andiamo. Sì, è finito praticamente. Dai, un Franchino incredibile, ragazzi. Ringraziando Franchino per averci dato quest'ulteriore speranza di andare avanti e ci fa divertire. Ricordo qual è stato il momento sliding doors. Il momento sliding doors di Franchino, che non è stato la Coppa Italia che abbiamo commentato insieme a Lollo, ma è stato prima, perché Franchino è stato uno dei 6 partecipanti alle finali del campionato del mondo Open 2022, per cui man, quando ci sono i tornei Open e arriva Franchino arriva in fondo, sappilo. Magari adesso non intanto, li farà più, farà soltanto tornei pro, vediamo. Come vedete sono gli highlights della prima partita, sì, esatto. Highlights della prima partita, 1-0, gol di Ante Rebic. Lol, hai perso l'occasione di rendere... Sul palo alla sua destra, alla sinistra del portiere, 2-0 per il Milan.
No, hai perso l'occasione di cavalcare il drago di quando io parlo degli sliding doors. Sai quanto sono legato alle sliding doors io? La sliding doors, cioè quella decisione che ti cambia la vita da un momento all'altro. Vado a destra o a sinistra, sopra o sotto, rosso o nero? Quella linea sono sempre, rispondo sempre tutte e due insieme, rosso e il nero, giusto? Intanto, amico mio, Milan o Inter, cosa scegli, Lollo? Milan tutta la vita come sempre. Io non ho dubbi. Gary, intanto, ho a proposito di sliding doors, non so se prima c'eri quando abbiamo fatto gli auguri a Bobby. C'ero, mi sono accodato più che felicemente. Auguri Bobby. E tra l'altro non è l'unico che dobbiamo ringraziare, ma dobbiamo ringraziare anche Mario, il nostro Zank, perché ha appena rinnovato il suo abbonamento per 31 mesi. Quindi praticamente lui come me, cioè dal giorno 0, non dal giorno 1, ma dal giorno 0 direttamente. Ma quindi è ampiamente abbiente questo Mario Zank Plus di cui parli, oppure è un qualcosa di accessibile un po' per tutti noi, questo rinnovo abbonamento 31 si mesi? Si può rinnovare, ricordiamo a tutti che c'è la possibilità di rinnovare l'account quindi in modo completamente gratuito, scrivendo su Twitch esclamativo Prime, ragazzi, è completamente gratuito utilizzando il vostro account Prime. Intanto, come vedete, è già iniziato il Game 2. E in questo momento siamo sullo 0-0, mentre io e Garry raccontiamo cose, succedono altrettante cose. Questo game, in caso di vittoria del Milan, il Milan passa e va avanti con il knockout stage. In caso di pareggio ci sarà poi la bella. Quindi niente, ragazzi, vi stavo dicendo, quindi avete la... Lollo, quando mi accendi parto su match 2, eh. Quando mi accendi, ho visto chi sono i player, posso partire a 300 all'ora. Ok. Vado? Garrincia col president. Vai. Oh, AC Milan. L'hai detto oggi entrando? Che ero in ritardo. Gli ho detto. No, gol subito. Gol subito. Al 20esimo. Esatto. All'undicesimo. 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 Non leggo molto bene i numerini lì. L'ho fatto la visita oculistica, poi ti racconterò in sede privata. Com'è andata? Allora, dovrei mica mettermi gli occhiali. Lolo, ho preso gli occhiali quelli di Buddy Holly, perché non sapesse che è il cantante Buddy Holly. Guardatevi che Buddy giganti. Holly, vedrete. Bravo, quelli televisore tubo catodico, per capirci, sono giganteschi, sono molto contento. Non vedo l'ora di vederti. Lollo, anch'io. Io non vedo l'ora di vederti a prescindere, perché sei veramente profondamente idolo. Allora, mentre Carmine, un capitano Liuzzi, che ricordiamo, idolo assoluto, è stato campione del mondo. Per essere la 17, perché il suo idolo era il grande Marek Hamšík. C'ha questa X nel nickname che non ha alcun senso. E a questo punto lo possiamo dire: è stato un refuso che lui ha tenuto lì e gli ha portato fortuna, l'ha portato fino qua. E lo sfido a smentire che quella X non ha senso. È una persona fantastica, mi hanno raccontato anche di quello che è lui fuori dal campo, Metto Sassinio, che è un super capitano soprattutto dal punto di vista umano, perché questa è chiaramente, essendo uno sport tiro di Anterevic parato, c'era un bel tapin che potevamo fare, mi sembrava Divo Corighi, potevamo farlo quel ci gol arriviamo lì, Ci arriviamo. Perché Lollo lo dico? Perché questo qua è uno sport dove loro sono una squadra, ma poi neanche giocano insieme in coppia, poi giocheranno individualmente in questo tipo di torneo. Per cui il ruolo del capitano è soprattutto prima e dopo le competizioni, ok? Per cui è tanto un lavoro anche sulla... Ok, sullo studiare l'avversario. Una cosa che mi ha detto Sassinio è che Naples, Carmine, studia le squadre e guarda le partite anche le loro, capito? Riguardava anche le partite di Sassinio, riguardava le partite di Chirito, adesso avrà riguardato anche le partite di Franchino, dopo va a parlare con loro e riferisce davvero capitano, palla in profondità, bella, vediamo Oliviero se ne sono girato, Anterevic, vai, Anterevic, guarda per Braimino, gol! Eccolo! Ma ragazzi, ma come casa dei ragazzi? 1-1, gol di Braimino Diaz, ragazzi! No, sono entusiasta, questo eFootball, peccato che finisca, non c'è un torneo estivo, non c'è la summer season, informiamoci Lollo. E football summer cup. Team Clash, io ci sono, Lollo tu ci sei nel caso? Ci sono. Bella palla, voglio approfittare,
dato che era l'ultimo giorno, Lollo, volevo approfittare per fare un bello. Dimmi. Volevo fare un po' ruffiano oggi, volevo con Konami un po' sviolinare, che magari mi regalavano il gioco e tu hai rovinato tutto, mi hai detto che il gioco è gratuito. Gratuito, perché, esatto, cioè, cosa ti devono regalare che è gratuito, caro. E allora, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, attenzione! Dai. Ma no... Subito ragazzi, la macchina gol, da guerra. Ragazzi, subito gol con Bruno Fernandes. Subito 2-1, ragazzi. Peccato, potevamo tenere un po' questo risultato di 1-1 e poi magari andare alla fine e cercare il gol vittoria che ci avrebbe permesso di andare avanti. Purtroppo prendiamo subito il gol. Vediamo. Ah, quella marcatura lì. Ecco la marcatura lì sulla destra, purtroppo, che non è riuscito. No, no. Questo gol del 21enne Kylian. Quando dico Kylian, tu dici Kylian Mbappé. Lollo, non è che ci sono Mbappé e Kylian, nome diffusissimo, per i transalpini, no? E lui è Kylian Faucheaux, penso si pronuncia, scritto Faucheaux, e uno forte, 21enne. Sarà Faucheaux, sarà in francese, Garrincha, sarà in francese. Faucheaux, tu sei francese, Lollo, o stai millantando come piace a me, casando? Je parlais in francese. Oh Lollo, oh Lollo, je suis Catherine Deneuve, io questo so dire, non so perché so questa frase, je suis Catherine Deneuve. Che non so cosa significa magari qualcosa di volgare, però bannato a vita. No. Chissà questo Catherine Deneuve cosa vuol dire. Bello, qualcosa... vai Rafa, davanti alla porta, Rafa Leao, ancora. Tiro, gol! Incredibile, ancora! Cioè, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Rafa Leao, 2-2 al 42esimo, primo tempo scoppiettante. Ragazzi, primo tempo scoppiettante. 2-2, gara. Di gol, Lollo. Che bel primo tempo che abbiamo visto. Lollo. Esatto. Pioggia di gol. Ciao Titti, ciao, benvenuta, ciao anche te. Allora, non è un caso se il Manchester United si trova in questa situazione in semifinale, perché durante la regular season, affrontando le altre sette squadre, sono andati benissimo, Lollo, sono arrivati secondi in assoluto col Barcellona, vincendo 11 partite, 5 pareggi e 5 sconfitte, ok? Con piogge di tiri, piogge di gol, per cui vedo 38 gol segnati, 29 subiti, e hanno fatto due volte il gol del goal of the day. È una cosa che mi piacerebbe tanto dire che questi qua sono giocatori presi dalla strada, sono persone pescate per caso, così estratti. Mamma mia, ho avuto un attimo paura. Da un algoritmo, da un bot, da che ne so, il professore di ginnastica che decide. Tu Lollo, vai, fammi due giri di corsa di tutta la palestra. Invece no, questi qua sono i migliori giocatori, ricordiamolo, del mondo, Lollo, giusto? Per cui certo. Chi è appassionato di videogiochi fine ha primo occasione tempo, attraverso Milan di vedere effettivamente giocare i migliori giocatori del mondo. E ti devo dire, Team Clash Milan si tanta sta comportando roba. Benissimo. Molto roba, bene. Intanto inizia il secondo tempo, ragazzi, del game 2. Ricordo a tutti che il primo game è stato vinto per 3-0 da parte del Milan. Questo game 2 che è stato una bella partita, ragazzi, un buon game. Tra l'altro il primo tempo, oltre ad aver visto i 4 gol, ha visto comunque due squadre che hanno attaccato entrambi. Attenzione, palla in profondità. Yeah. Fica aiuto Mori, recupera palla, grande Fick. Ho avuto un attimo paura. Palla in profondità, direttamente sulla testa dei nostri attaccanti, Ante Rebic, dai che si stanno muovendo in mezzo, guarda in mezzo, niente da fare, peccato, recupera lo United. Ciao, benvenuti a tutti, benvenuti. Mamma, che salvata, ma che salvata appena visto, ragazzi. Cosa abbiamo appena visto, Lollo? Che salvata è stata, clamorosa. Deve essere il gollonzo, sai, ti ricordi quando c'era la Jalapas Band, esatto. C'era il gollonzo della domenica. Ante Rebic, un pappazzo. È vero. Tanto stanno facendo benissimo, visto che sono tornati i Jalapis. Sì, la Jalapas Band. Li seguo.
Li seguo, bella pari profondità, Oliviero, Rafa Leao, tiro! Ragazzi, questo era il gol del 3-2, purtroppo grandissima parata! Grandissima, mamma che azione! Ante Rebic, palla in profondità, colpo di testa di Oliviero Bombervero. No, non so chi era comunque, palla per... vabbè, raga. Super parata su palla, messa dentro. Fantastica, ragazzi. Peccato, peccato, peccato. Poteva essere gol del 3-2, avrebbe cambiato probabilmente le sorti di questo match, che invece rimane ancora sul 2-2, ragazzi. E adesso bisogna andare avanti, non solo qualificare, perché adesso lo United, caro amico Garri, volevo farti notare questa cosa, che ovviamente gli amici dello United adesso sono sui famosi carboni ardenti, perché se adesso attaccano per recuperare la partita e la perdono, vanno a casa. Se invece, invece sì, perché passiamo noi ovviamente se la perdono. Passiamo noi grazie a quella persona che tu vedi lì in basso a destra, quell'uomo che indossa gli occhiali che un domani indosserò io, perché quelli sono gli occhiali da Buddy Holly, quelli che indossa Carmine, sono quelli che ho comprato io, incredibile, per cui sarò uguale a Carmine. Ragazzi, ancora Ante Rebic, super parata ancora. Prima ho parlato, Lollo, del campionato... Del no, campionato il gol così in no, football. Aspetta, aspetta, Garri, prendere il gol così no. Non succederà. Non succederà. Ma ti sto spiegando che Carmine è un vecchio volpone ormai. È un giocatore navigato. E tra l'altro è il campione del mondo del campionato Open, il Football Championship del 2022. Per cui Lollo si sta parlando per Xbox. Questa cosa mi sono segnato di dirla, perché prima ho detto PlayStation, allora devo dire Xbox per compensare, no? Per compensazione. Questa notizia l'ho detta soltanto per dire quel nome di quell'altra console, in modo tale che non puoi ripetere, perché sennò dovresti ripetere anche l'altro. Non posso avere in regalo nessun gioco, perché ricordo che è gratuito il football, scaricatevelo. Magari una PlayStation o una Xbox, no. Ragazzi, qua io sono raggiungibilissimo. Palla, molto bene Ante Rebic, vediamo se la dà l'uomo. Dai, che si muove, schisma, Benassar, mettila in mezza, Carmine, non è riuscito a metterla, però recuperiamo palla a centrocampo con Tonali che porta palla, vediamo se si gira, si rigira, no, la dà per a Benassar, niente da fare, ragazzi, bella occasione che abbiamo questo avuto Milan... con... Che sembra questo Tonali nel Milan, che sembra ormai una roba che sembra stato talmente violento come passaggio epocale, che sembra successo 3 mesi fa. Me se lo dico, hai detto Tonali, ho detto ma dai, che flash, per farti capire quanto in realtà queste ore sono state incredibili anche per me. Però c'è sempre grande fiducia, tu lo sai che io nel cuore c'ho il rosso e il nero, per cui anche il mio cervello in questo momento è completamente assuefatto dalla gioia di vedere cosa succederà la prossima stagione. E ribadisco qua, Lollo, sempre nella speranza della season 3, che speriamo, se no un modo lo si trova per stare con i fratelli, vero Lollo, che lo troviamo un modo? Sempre, non preoccupatevi, sempre. Amici della chat, uno tra me e Lollo Specchio lo ritrovate, ecco, questo volevo dire. scherzo scherzo e mi dissocio, però diciamo che con l'entusiasmo siamo sempre carichi. Ma quanto siamo carichi, Lollo? Dai, nonostante tantissimo tutto, siamo sul 2-2, ragazzi, non i veri giocatori ma dei veri players. Attenzione, Mike Maignan va direttamente sulle gambe del proprio avversario, porta palla. Ma vediamo che se farà palla lunga. In caso di pareggio, Lollo? Sì, fa palla lunga in caso di pareggio, si va avanti supplementare e poi eventualmente si va ai rigori. Mamma mia, ragazzi. Ma per cui non è contemplato il pareggio qua in eliminazione diretta. Già, questa è una differenza rispetto alla regular season. In regular season era concepito assolutamente il pareggio, si pareggiava un punto, invece in questo caso non è accettato il pareggio, ci deve essere un vincitore per forza, per cui nel caso si dovesse finire 2-2, supplementari ed eventualmente rigori, e sarebbe tensione lì proprio, ciao Lollo, altissima. Rigori, anche perché lo United in quel caso si giocherebbe tutto. Ragazzi, non siamo molto distanti, perché siamo all'86esimo, quindi mancano solo 4 minuti di gioco per arrivare poi agli eventuali supplementari, che decreteranno o la bella in caso di vittoria dello United oppure il passaggio del turno per l'AC Milan. Andiamo avanti, ennesimo intervento ancora di Kier, che ha fatto veramente questo Football Championship Pro, caro Garri, lì in difesa. Kier ha fatto di quelle partite veramente mostruose, sì. Ante Rebic che cercava centrocampo Sciarla. Importante, sì, per gli appassionati del gioco, è che i giocatori sono una curiosità. Come vedete, sono gli giocatori originali finita della 2-2 stagione 22. Sì.
per cui supplementari. Ok, sono i giocatori ufficiali della stagione 22-23. Ok, per cui sono proprio loro quelli che erano tesserati con le rispettive squadre, ma in più, attenzione, questo è importante dirlo, sono livellati. Questo cosa vuol dire? Che poi tu, quando li vai a scegliere, cosa stanno facendo meno male tutti i player? Vanno a scegliere quelli un po' più strutturati fisicamente, quelli un po' più grossi, ok, banalmente. Per cui per quello vediamo in campo Origi, De Cattelair, tutti i giocatori molto grossi fisicamente, Giroud, Leao. È difficile vedere Bennacer e Diaz. Attenzione, Sancho parte proprio contropiede. Meno male, meno male. Oh, attenzione, no, United sta attaccando. Tiro Mike, parata, ragazzi. Ho avuto un attimo paura qua, Ho avuto sinceramente un attimo paura, ma fortunatamente era Sabitzer, era quello lì. Sì, era Sabitzer. È ugualissimo, tra l'altro, guarda. E tra l'altro, sì. Un applauso ai grafici, agli animatori del gioco. Sì, cosa volevi dire? Beh, ormai mi hai fatto uscire dalle basta quando entro in macchinetta così. Good morning, Vietnam. Poi dopo non mi puoi fermare, Lollo, perché poi per il cielo ricomincio da capo. No. Ciao, fratelli! Benvenuti! Benvenuti! No, son curioso, chissà che tensione anche carico. Ne ha giocate le partite così, capitano? Sì. Però in questo momento è tosta, Sì. Kilsio è un avversario forte. Tra l'altro li avevo disegnati. Tu cosa fai? Attacchi? Tu cosa faresti? Attacchi o la porti ai rigori? In questo caso, allora, in questo caso durano talmente poco come percepito i supplementari. Cioè, per noi che lo guardiamo, non sembra che duri pochissimo, ma quando ci giochi durano tremendamente poco. Ma storicamente, dei tempi di Hamline Hughes per Commodore 64, a cui io giocavo moltissimo, Hamline Hughes, bellissimo. Solo a caricarlo con la cassetta erano 45 minuti, Lollo, bellissimo. E intanto si creano delle attività creative. Tu sei un po' più giovane di me, perché io sono del 78-79 e giocavo con Commodore 64, Carlo Lollo. E si aspettavano veramente i 40-50 minuti che l'audio cassetta caricasse il gioco. Quando lo caricava, se voglio rimandarla indietro, un macello. Sì, perché era su audio cassetta, vero? Era su audio cassetta, era su proprio analogico. E fine primo allora tempo il supplementare, questo vedi, il supplementare dura pochissimo e già allora durava poco. Cioè, nei giochi di calcio i supplementari sono proprio, sfumano via velocissimi, mentre invece i rigori sono gustosissimi. Quindi ragazzi, adesso ci sarà secondo tempo, esatto Gary, secondo tempo supplementare, qua la tensione diventa ancora più alta e ovviamente, come vi dicevo prima, io ovviamente ho chiesto a Gary come si sarebbe comportato lui o come si comporterebbe in questo momento. Ciao a tutti, ciao. Avrei atteso i rigori. Ah, ecco, andavi in difensiva tu. Ma sì, dai. Perché prendere il gol adesso, allora, Gary, perché giustamente come dicevi te. Ma poi i supplementari durano talmente poco che se ti prendi il gol adesso nel secondo supplementare, raga, è finita. Esatto. Perché di fatto sono tre azioni. Esatto, per Manchester, esatto. Bravissimo. Azioni, perché quindi poi va calcolato il tempo, anche quante azioni riesci a fare in quel tempo lì. Esatto. Sì, ma nei 15 minuti virtuali. Delle edizioni. Lollo, ci sono state delle edizioni. Dico un fatto curioso, real fatto curioso. Ti dico la fine di questa partita, real fatto curioso. Questo qua spacca. Ma siamo partiti, secondo tempo, te lo dico adesso, dai, non è così grande da creare l'hype, l'aspettativa. Allora, nelle vecchie versioni del gioco, spero che qualche programmatore che magari è ancora a Konami non si arrabbi con me, c'era una specie di bug incredibile, cioè che se tu facevi un fallo incredibile da cartellino non rosso, viola, cioè cartellino proprio con l'espulsione a vita, okay, quando gambizzavi nel giochino l'avversario, se tu non facevi uscire la palla e non fermavi l'azione, dopo un po' il gioco si dimenticava che tu certo. E te la cavavi e te la andavi proprio liscio. C'era, capito? Venivi praticamente, c'era l'indulto, ci venivi condonato. Cioè ti veniva, no, perché dici, erano passati 15 minuti dal fallo e non veniva più considerato. Uso una parola forte. Venivi prescritto come qualcun altro. Andavi in prescrizione ragazzi, e quindi a Calciopoli a posto i cugini, niente, prescritti. Ma che cosa succedeva? Cosa dice oggi, succedeva, mi dissocio. Lollo, ma cosa mai scritto su sti testi che mi fai leggere? Lollo, ma cosa dici? Però noti che faccio lo sciocco con i cugini tristi. Sì. Solo all'interno di questo format.
Durante la reaction non mi azzardo perché è pieno di talpe, invece qua è più difficile, qua siamo tutti fratelli rossoneri secondo me, allora si può un po' più scherzare, dai. Oh, attenzione, no, palla per lo United! No! Ma veramente? Ma scusa, ma cosa siamo al minuto 379? Ma veramente abbiamo preso gol adesso? Ma era finita! Ciao Calvin! Ma volevo vedere i rigori! No, ragazzi, prendere gol adesso no. E quindi andiamo a giocarci la bella. E io volevo rigori. No, no, vabbè, vedi, ho sbagliato. Ho sbagliato Rafael energeticamente. Porta palla. Ah, Charles anticipato a centrocampo, palla in profondità 1-2. Cazzione, madonna. Cosa ho visto? Tutta di prima, la stazione ragazzi. Qua. Ma guarda come è giocano. Guarda, è questo. Attenzione, eh? Questa è una azione incredibile. No, mi sa che Fikayo Tomori, mi sa che lo teneva in VAR gioco. VAR review, chiama Specchia, che lui lo sa se c'è il fuorigioco o no. Lo sa sempre, Specchione. Francesco Specchia, che salutiamo. Che salutiamo lo Specchione, certo, certo. Chissà se è in vacanza o in redazione. Chissà dov'è o ci sta sentendo, nel caso ti salutiamo a te e tutta la redazione. 3-4 giorni che non sento Specchione, dopo lo chiamo. Specchia gol, Specchia gol. Chissà dov'è. Ieri ho sentito ragazzi, il grande sì. Pasquale Campopiano, Lollo, ero a suonare in sì. Sardegna sì. E ho invitato un po' di amici, tra cui Pasquale Campopiano, che si è sì. preso veramente 3 ore di pausa, non l'ho mai visto in pausa, si è preso 3 weekend di riposo e ho provato a farlo venire al concerto di Fagarri, cioè un giorno e mezzo di riposo e poi ripartiamo con la stagione 23-24 e ci vediamo fra un anno. Però questo è per dire ai fratelli rossoneri che sto sentendo che gli amici di redazione Milan hanno già gran voglia di tornare a fare una gran stagione. Purtroppo sta partita è finita così, amico mio. Ragazzi, finisce così purtroppo e finisce 3-2, ragazzi. E quindi a questo punto il Game 2 se lo aggiudica lo United. Kills e andiamo. United. Purtroppo, ragazzi, andiamo alla bella. Peccato, questi sono gli highlights. Partita incredibile. Vabbè, 1-0 speriamo per... sia bella come... sì. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, poi niente tutto secondo tempo, niente tutti primo tempo supplementare, niente primo tempo supplementare, niente il secondo fino al 119esimo dove fa sto gol obiettivamente bellissimo. Certo. L'amico francese Kylian. Vabbè, 1-1 di Brahimino, ragazzi. 1-1 di Brahimino. Vedi, però lui ha usato Brahimino, vedi, avere a disposizione adesso Carmine, gli chiedevo sta cosa di preutilizzo di Brahimino, era interessante, certo, perché, capirla, certo, e sai magari nell'economia della squadra magari ti serve qualcuno con qua il 2-1, ma perché piccoli non c'è nessuno qua, sono tutti grossi. 2-1 di Bruno Fernandes, ha usato. Grazie Eros, grazie. Poi una volpe a 9 code come lui, se fa una cosa la fa con condizione di causa. Un po' sfortunati Garry, sinceramente, Rafaleão si invola verso la porta e qua ovviamente fa il bellissimo 2-2 che chiude questo primo tempo scoppiettante. Ti stavo dicendo Garry, adesso vediamo anche il gol del 3-2. Adesso sono tutti fortissimi, lo stanno incontrando alla semifinale. Certo. Cioè, stanno incontrando i nostri, sono fortissimi, anche gli avversari sono fortissimi, ad esempio questo Kinsio purtroppo 4 è il gol che chiude la partita, sconfitte. Cosa Garry? Era un player da 4 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, comunque ha numeri alti, è uno che segna tanto, è uno forte, per cui ha giocato contro un giocatore forte, Carmine. Il fortissimo Carmine ha giocato contro un giocatore forte. E adesso vediamo se è una resa dei conti. Se non sbaglio dovrebbe giocare Sassigno, mitico che vedo qua. Contro Lotfire. Sassigno contro Lotfire o Lotfi? A me piace chiamarlo Lotfi. Non so perché. Lotfi? L'ho sempre chiamato Lotfi. Ma sai che Lotfi? Hai ragione tu. È Lotfi. Non è lo-fi, ma è lot-fi, un gioco di parole. È per quello che io lo e invece no, è Lotfi. Allora, il suo nome di battesimo. Allora, Lollo, ti smentisco immediatamente. Vai. Lascia a me i fatti curiosi e le stats, perché ti dico tutto io. Cos'è? Gol subito, vai. State calmi. No, infatti. Allora, infatti. Si chiama Lotfi di battesimo lui. Lotfi de Ragy. Ok? Ah, è il suo nome. Ah, non è lo-fi allora. È il suo nome.
è un suo nome, è Lotfi, vedi per come è rimasto Lotfi. È un veterano del gioco, nonostante abbia 23 anni. Ok, scorsa stagione subito, prima partita, miglior gol la prima partita col Celtic. Ah, anche Sassigno, che adesso è in campo, ha vinto miglior gol della partita, ce l'ha a casa, il premio miglior gol of the week. L'ha vinto anche Sassigno, scusa ma ci tenevo a dirlo perché un amico. Ma prego, prego. E per 3 anni Lotfi ha giocato col Monaco, capito? Perché ha vinto 2 campionati, 19-20. E basta. E adesso è una cosa, ultimo fatto curioso, prima c'era Kilsiu, adesso c'è Lotfi, sì. Sono 2 giocatori che giocano insieme, un po' dove vanno sono sempre insieme, cioè cambiano squadra, rimangono insieme, erano insieme al Celtic, erano insieme al Monaco, si spostano un po' insieme, sono un po' una ma coppia. Tra l'altro Garry, ti dirò che questo Lotfi mi piace come sta giocando, attenzione, attacca il Milan, Divock Origi, parla per Brahimino, parla in profondità, Bennacer, vediamo se fa palla in mezzo, anticipato dal difensore. Da difensore dello United, questo Lotfi mi piace come gioca. Il livello è alto, il livello Brahimino, vediamo. In questo caso, palla in mezzo di Brahimino, angolo per il Milan, vediamo se qualcuno stacca. No, ma sembrava gol. Sembrava gol. Sembrava gol di Simon, ragazzi. È Simon tutto vero, Kier, fuori colpo di testa di un niente, potevamo andare in vantaggio, sarebbe stato importantissimo, purtroppo così non è, palla fuori veramente di un capello. Allora ti do 2 chicche statistiche, così me le tolgo e i miei fogliettini leggendari. Vai. Posso anche lanciare nelle fiamme. Allora ti do un paio di stats, durante il regular season Lotfi ha fatto 2 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte, segnando 12 gol. Sassigno invece è stato parecchio, l'abbiamo commentato, parecchio sfortunato in diverse occasioni durante la regular season, l'abbiamo proprio visto a volte, beffato dal destino, e non ha mai pareggiato, ha fatto 2 vittorie e 5 sconfitte, però ha fatto tanti gol, 13 gol, ed è, attenzione, il rullo di tamburi, questo è il rullo di tamburi, da me che sono un pro, per cui non puoi smentirmi che è così, proprio il vero rullo di tamburi. Chi è Sassigno? È il numero 1 di tutto il torneo, di tutti i 50 super parata, scusa Garry, scusa un secondo, super parata ancora, Milan vicinissimo al vantaggio, ancora un'altra volta. Prego. È il numero 1 supremo, ma dalla prima giornata che lo seguo su questa statistica, è veramente lì fermo, numero 1 dal primo giorno, sui passaggi completati, cioè è il re dei passaggi, signor Tiki-Taka. No, Sassigno. Sassigno, il nostro Sassigno. Lui è maestro di conoscenza di passaggino, lui è maestro di passaggino, nonché mister Tiki-Taka. Per cui è molto forte nel passaggio e soprattutto nel passaggio completato, per cui passaggio riuscito. Tu sai bene che nel gioco una delle cose più fighe, oltre che ovviamente giocare, è andare a rivedersi le varie statistiche dopo la partita. Io mi perdevo le ore a guardare le statistiche, tiri effettuati, possesso palla. Perché sei un professionista, un po' come facciamo, un po' come facciamo in live reaction quando facciamo le statistiche del primo tempo, un po' lo facevo fin da ragazzino, mi è sempre piaciuto, e tra le varie statistiche c'è appunto questo dato, passaggi effettuati, passaggi completati, e Sassigno è the king, cioè la coroncina, per cui sai, comunque una stagione di alti e bassi, ma quando gli alti sono alti, sono veramente alti, per l'amico che sta ripartendo, attenzione, poteva, trentesimo 0-0. Decisiva, chi passa qua passa il turno. Ma qua chi, ragazzi, vince, un po' passa il turno, va in finale. Esatto, è un po' quello è che tosta. Dicevamo prima. Qua può la nostra avventura può proseguire. Divock Origi, vediamo cosa fa. Ferma la palla, tiro! Terza volta che andiamo vicini al vantaggio, ragazzi. Lollo, così su due piedi. Lollo, così su due piedi, alleggerito. Vai. Dal fatto che non c'è la AC Milan prima squadra a giocarsi una partita importante, ma sono i fratelli players a giocarsi una partita importantissima. Partita da tanti gol o partita da pochi gol questa? Intanto c'è il vantaggio del Milan, attenzione, eccolo qua, ragazzi! Simon! Ragazzi, mentre stavo guardando quello che mi diceva Garry, abbiamo fatto l'1-0, quindi andiamo in vantaggio in quella che è la partita, che ovviamente è il match più importante dei tre, perché è quello che decreterà poi il passaggio o meno del turno, quindi vantaggio per 1-0, gol di Simon Kier, fammelo rivedere, eccolo qua.
Mamma mia, colpo di testa, e ragazzi, siamo andati vicinissimi prima. Ma come lo chiama Mauro Suma? Simon Kier? Chi è? Simon Kier! Ragazzi, approfitto per dire una cosa. Andateci piano con Suma, che veramente se c'è un milanista matto che ama il Milan nel bene e nel male, e loro lo può confermare, è mister Mauro Suma, che può piacere o no, ma è veramente rosso-nero. Ragazzi, come pochi, solo Garri è rosso-nero come Suma. Vero Lollo, quel milanismo vero, tu quante trasmissioni ci hai fatto con Suma, ma che personaggio incredibile è Suma, lo adoro, unico al mondo, nessun'altra squadra italiana via sta palla a un Mauro Suma, per cui lo saluto intanto sempre con affetto il grande salutiamo, Mauro. Salutiamo ovviamente, Mauro. Ovviamente Mauro, voglio bene, Bravino e ovviamente Luca Serafini. Certo. Non certo. So perché faccio i saluti, però forse della stagione 2023 questa è l'ultima diretta, Lollo. Mia. Sì, perché poi tu magari fai altre cose, però io aspetto il rinnovo, prossima, no, potrebbe essere il canto del cigno. Perché il la prossima diretta, cigno. Scusa, è giovedì, Garrincia, giovedì. Ma io non ci sono, giovedì è tu. No, lo so, ma giovedì è ancora luglio, è ancora giugno o è già luglio? Eh no, è l'ultimo giorno. È agosto. Non lo so. Fai bravo, Garrincia, fai bravo. Oggi... Ma cos'è? Ho cantato la canzone di Vianello. Intanto sta attaccando lo United. Attenzione, ottimo intervento difensivo di Figaio Tomori. Sì, oggi sono carico, sono carichissimo. Oggi sei carichissimo. Si vede che sei carichissimo. Non vedevo l'ora di tornare qua sui canali. A Rashford! Meno male, Calabria taglia bene. Riesce a prendere la palla. Figaio Tomori. Comunque, se mi vuoi, Lollo. Direttamente su Ante Rebic, dimmi. Se mi vuoi, Lollo, un saluto te lo faccio giovedì, eh? Se volete, basta che me lo scrivete. Io mi faccio... va bene. Anche se penso che giovedì, non dico dove, perché non so se si può, però sarò a fare non una, ma due partite di beneficenza. Lollo lo sa, perché anche lui era stato invitato a queste partite di beneficenza, per cui voglio dire solo questa cosa, che parteciperò a due eventi in quel di Milano, se sentite, giovedì, quando Lollo fa la reaction. E la ragazza ho fatto fare il giovedì lì qui a Milan, sempre qui, Milan, YouTube, sempre eccetera. Milan, sempre Milan, scusami, dimentico sempre i nomi dei programmi, ma questo programma che stiamo facendo come si chiama, ad esempio, Lollo? E Football Championship Pro, lo scopri alla ventesima puntata. Attenzione, sta attaccando l'United, no, palla in mezzo, no, vedi 1-1 al 49esimo, ragazzi, peccato, gol di Martial, vedi. 1-1, peccato ragazzi, ma tra l'altro è un peccato perché è un gol un po' strano, palla in profondità, chi era questo? Davide che non rimane né in mezzo né va a chiudere, Kier che si trova in ritardo rispetto a Martial. Sì, ma sto colpo di testa illegale che le ha fatto per l'assist, dai, così era, irreale. Ma tra l'altro come lo pronunci tu, Martial, come lo pronunci, Martial? Martial, Martial. Martial. Martial, anche Martial. Detto così. Sì, Martial. Non lo so, dopo che abbiamo chiamato Origi per un paio di settimane di tennis al campionato, esatto. In realtà abbiamo scoperto essere Origi, possiamo dirlo, Origi, si pronuncia così. Possiamo dirlo ufficialmente, Lollo? Nei canali ufficiali Milan, la senti di dirlo tu questa cosa? La si dice Origi. Di Origi. No, sì, allora in realtà è Origi. È Origi. No, non lo so, bisogna chiederlo a lui. Ma sei tu che sei in confidenza con i giocatori, non io, che ne so. Specchia in confidenza con i giocatori. 1-1 intanto, 55esimo. Sassinio, portaci in finale. Dai, Salvatore. Palla in profondità, Simon Kier, ragazzi. Bellissimo intervento di Simon Kier. Marciale ancora palla in profondità. No, non me lo dire. Non è possibile. L'amarezza ci avvolge, ragazzi. Gol di Rashford, l'avevo visto come si era mossa la difesa. Da 1-0 per noi, se andiamo 2-1 per lo United. Ribaltone e dispiacere. No, vabbè. Allora, Lollo, sono rimasto un po' male, palla in profondità, intercettato. Davide.
Davide ha cercato l'anticipo, non ci è riuscito, ragazzi, e quindi lì allora, poi purtroppo. Abbiamo detto prima, Sassigno è il re dei passaggi, può capitare anche Emilio Ri fare un errore così. Ciamarezza, ha guardato il capitano, come dire, non è da me. Eh sì, Antenevich porta palla. Adesso Garri, 60esimo, sappiamo che da adesso al 60esimo al 90esimo un battito di ciglia. Hai ragione, però in questa, per quello che ne so io, potrebbe esserci anche palla in profondità, Antenevich, palla lunga, mamma mia che bella che era, lì ci poteva essere il colpo di testa che invece non c'è stato. Ragazzi, sì, guarda che belline le grafiche che sono, ma che belle grafiche però, è apparso, sì. L'abbiamo mai sottolineato, che bel lavoro hanno fatto, è bello commentare su questo materiale, vero o no Lollo? Sì, la qualità è veramente altissima. I complimenti per la qualità di questi contributi football, il sito è clamoroso, se vi capita di dare un'occhiata al sito di football, ragazzi, è figo perché ritrovate scritte le cose che vi racconto io a martello. Esatto. E ci sono tutte le stats, tutto il percorso che hanno fatto i ragazzi, Carmine, Sassino, Luigi, Franchino. Ed è fatto attenzione, veramente errore di Pierre! No, ragazzi. Qui è il destino per farlo. No, ragazzi, questa è brutta. Peccato, errore difensivo di Pierre Kalulu, che non riesce a mettere giù la palla. Arriva Martial, tiro a girare. Non ci arriva Magnan, peccato che non ci arriva, poteva pigliarla qua, ma arrabbiavo così stato il player io col portiere. Peccato, ragazzi, qua, che non è da Sassigno quell'errore lì, Garrincia. Ma lì Lollo, ti dico io, non gioco, gioco ma non spesso come una volta, non te lo so dire con certezza, ma palla alta, quando c'è lo stop così, il giocatore ogni tanto si confonde, cioè il giocatore tiro, gol! Subito! 3-2, Antenevich, non riuscivo neanche a capire. 3-2, gol subito di Antenevich. Bene, la riapre. No, Lollo, capita che a volte il giocatore non riesce proprio a muoverlo, ti si inchioda proprio, capito? Questo volevo dire. A me capitava in passato. Ok? Poi avevo scoperto il tastino per muoverlo dove volevo io. Beh, comunque partita riaperta per fortuna da Sassigno. 3-2, ragazzi, quindi gol subito appena ripartita la palla. Adesso abbiamo veramente pochissimo tempo per fare il gol del 3-3 e poi portarla ai supplementari. Lollo, ragazzi, Lollo, ultimo fatto curioso della stagione di Garrincia. Vai. Ho intervistato Sassigno a Radio Popolare. Ma infatti, scusami, ho visto io, volevo chiedertelo, però. Ma come? Ma sei perché? Stato sul mio Instagram, sì. garro.ig per caso, perché lì c'è tutto raccontato. Ma hanno chiamato con la mia band, l'altra mia band, che sono gli Octopus, una band rock pazzesca. Grandissima band, con amico. Grazie amico. Con il mio amico Ripomenci hanno invitato gli amici in Radio Popolare. Allora, dato che mi piace monopolizzare tutto come un matto, e quindi Radio Popolare sono amici, ho chiesto: ma posso invitare degli amici a cui telefonare durante la puntata? Certo, perché anzi, figata. Allora io ho chiamato la Dava, ovviamente, per chi lo conosce, gli amici della chat lo sanno che è la Dava. Uva che facciamo gol, no? E poi ho chiamato il mitico. La Dava, che cosa avete parlato? Scusami. Del nulla cosmico, il contributo della Dava come sempre era il niente. Era un niente che ti imbarazza mentre la vivi, ma quando ci ripensi è stupendo e ridicolo. È bellissimo, certo. La Dava è quel tipo di contenuto lì, cioè l'imbarazzo totale sul momento, ma quando ci ripensi. Ma scusami, ma tu l'hai chiamato? L'hai chiamato? Che cosa gli hai detto? Scusami, alla Dava? La Dava ha chiamato lui l'intervistatore, penso gli abbia chiesto tipo dei soldi che gli doveva, i soliti sketch senza senso della Dava meravigliosi. Ma invece Sassigno, con Sassigno abbiamo parlato, ma bravissimo, ha fatto un altro bel gol. Noi parlavamo della Dava, mentre parlavamo proprio United della Dava, ancora con Sabitzer, che tra l'altro, ragazzi, per inciso, a me è un giocatore che piace tantissimo, Sabitzer. Quello vero, fa il 4-2 per lo United, ragazzi. Adesso purtroppo per noi è veramente notte fonda. Davide lì ha perso palla, ma non era fuori gioco, no? Non lo so,
Lollo, posso metterti nei guai? Quindi, Lollo, mi stai dicendo Sabitzer al Milan? Confermato? Lollo? Ti metto nei guai, io ti metto nei guai, io ti metto nei guai. No, non ascoltate quello che dice Garrincha, ragazzi. Non ascoltate quello che dice. Sto scherzando. Dai, Lollo, sei troppo rilassato in sto periodo. Ti voglio mettere un po' di pepe. Un po' di pepe. Rilassatissimo. Ti vedo troppo rilassato, Lollo. Tutti sotto. Andate sulla pagina di Lollo ai Milanisti Official a scrivere qualcosa che non gli scrive mai nessuno in sti giorni. Perché Lollo è uno di noi. Uno di noi, Lollo è uno. Siamo arrivati di tipo noi. al record mondiale. Siamo arrivati. Intanto, Lollo, ragazzi, purtroppo... si può dire, no, non mi dire che sta finendo, dai, quanto sta manca, finendo, no, Garrincha, purtroppo finisce qua, amico, sta per finire veramente l'esperienza, sta finendo veramente l'esperienza delle Football Championship Pro per il Milan, perché con questa eventuale perdita, il Milan finisce qua la sua esperienza. È stato Simon Kier, corre su Rashford, che ovviamente al triplo della velocità, Rashford tiene lì palla, ovviamente, professionisti. La palla la tengono lì e la mette in ghiaccio. Invece no, Simon Kier, niente da fare. Finita, ragazzi. Cannonieri, che ha visto Azmecabile vincere il campione del mondo, molto forte. E Torito secondo nel classifica Cannonieri. Faccio i complimenti, ragazzi, a Torito, purtroppo, anche se gioca col Milan. Mi sa che finisce ragazzi, qua. Ragazzi, qua sta andando male. Le Football Championship Pro della CIMI. Quanti complimenti facciamo ai ragazzi, Lollo? Dai, quanti facciamo complimenti un applauso, stanno facendo, Tonali, ragazzi. Palla in profondità, quanto sono stati bravi. Arrivo Corighi, niente da fare. Allora, adesso poi finiamo. Stefano in regia, ricordami poi che contributi abbiamo, perché non me li ricordo. Abbiamo il goal of the day. Perché adesso speravamo di andare in finale, bro. Ragazzi, purtroppo speravo di vincerla questa, ragazzi. Sullo 0-0 nella bella, vi dico la verità. Questo è il risultato, Gabriele. Questo è il risultato. Ragazzi, purtroppo intervenire io e Garrincha. Stiamo perdendo, ragazzi. La terza partita è finita. In semifinale siamo arrivati. Per cui complimenti ai ragazzi. Oh, lo dico per l'ultima volta, Franchino, grandissimo. Poi c'era stato, abbiamo visto spaccare il nostro Luigi Loffredo, Chirito, che ha giocato le prime partite, amante dei manga, fratello grande. Poi chi c'era? Assassino, Salvatore Di Giacomo, ormai è entrato prepotentemente nella mia vita, lo andrò a trovare anche a Napoli, come tutti gli altri, grandissimo Assassino. E poi lui, un capitano, Naples 17X Carmine Liuzzi, un capitano. Questo qua era il team Milan Clash. Sono stati grandi, vero Lollo? Anche se non abbiamo vinto il torneo, però e come vedete, ragazzi, questo è stato poi lo svolgimento di tutto il tabellone. In finale ovviamente ci arriva il Bayern contro lo United, vince lo United, quindi ragazzi, posso dire la sorpresa? A sorpresa, posso dire la sorpresa? United pensavo vincesse Barcellona io. Ero quasi certo. Io no, perché Alex Alguacil e Torito avevano sempre statistiche spaventose, altissimo, e De Palma, che era l'altro player, ha sempre fatto buoni numeri. Per cui vedere che sono crollati proprio Alex Alguacil e Torito ha sempre spaccato, proprio pioggia di gol, schiaffoni a tutti. Per cui ribadisco complimenti a Torito. Però è crollato il Barça. Per cui abbiamo perso contro i campioni, Lollo, quella famosa magra consolazione contro però, chi esiste. Poi è diventato campione. Ma Garrincha, a proposito del nostro Franchino, guarda cosa ti faccio vedere. Vai. No, il gol del giorno. Sto goal of the day, goal of vince the day. Proprio lui, una raccolta di foto. 5.000 euro. È una raccolta di foto, sì, certo. E un microfono, guarda che li sta... Ah no, lo sta intervistando. Oppure glielo regala. Grande, non lo so, grande. Non lo sapremo mai se quel microfono gli è stato regalato all'interno dell'assegno. C'è scritto 5 euro, 5.000 euro. 5.000 euro. Un bel gol, 5.000 euro. A me non me li ha mai dati nessuno 5.000 euro. Infatti, guarda l'amarezza di Sassino che non li ha fatti lui quel gol. Lo facevo io a saperlo. Però è contento per l'amico. Ragazzi, complimentissimi a Franchino che sta facendo un percorso clamoroso. Ne sentiremo parlare, secondo me, a lungo, Certo, secondo me a lungo. Intanto, e conto di ragazzi, incontrarli tutti personalmente, ragazzi, mi farebbe piacere. Esatto. Allora, facciamo un attimo un recap finale prima di salutarci. Garrincha, abbiamo visto quello che era il knockout stage delle Football Championship Pro.
Queste sono state le semifinali che purtroppo ci ha visto uscire contro la squadra che poi è diventata squadra vincitrice del titolo, campione, perché è arrivata in finale contro il Bayern e hanno vinto, quindi loro sono i campioni. Ragazzi, vi ricordo due cose importanti prima di salutarvi. La prima è che potete scaricare Apple in modo completamente, dato che vedete Garry, io vi copio da una parte e dall'altra, dalla maglia, gli URL per scaricare eFootball, perché ricordo a tutti che eFootball è un gioco completamente gratuito e potete scaricarlo direttamente dai link che vi stiamo spammando in chat. E poi ovviamente tutte le informazioni, tutte le statistiche e il pozzo da cui si è abbeverato abbondantemente il nostro Garrincia per tutta la durata della manifestazione lo trovate direttamente sul sito, che è https ovviamente /efootballpro.konami.net, e lì è direttamente proprio il pozzo da cui Garrincia, come vi dicevo, si è abbeverato. Fatemi un giro perché è ampiamente esaustivo come sito, veramente notevole. Complimenti a chi l'ha fatto, perché ci trovi tutto, è incredibile. Ragazzi, allora concludo qua. Vabbè, ovviamente prima di salutare Garrincia, ringraziamo ovviamente la Konami. Hai detto Forza Milan prima di dire certo, concludo. Certo. Adesso siamo chiudiamo. Uniti, fratelli rossoneri. L'hai detto che dobbiamo stare uniti, adesso, fratelli rossoneri. Assolutamente. Quindi ringraziamo ovviamente la Konami per insomma tutto questo viaggio che è durato un bel po' di mesi. Ci siamo goduti appunto tutto, sia il knockout stage che anche la parte precedente. È stata veramente una bella avventura, quindi ringraziamo Konami, ringraziamo ovviamente anche eFootball per averci anche lui fatto compagnia. Garry, grazie anche a te. Io ringrazio la chat e non mi sembra vero, ma mi trovo a ringraziare anche te, amico mio, perché sei stato come sempre un super compagno di viaggio. Chi l'avrebbe mai detto che questi due brutti ceffi se la sarebbero portata a casa questa roba dell'eFootball? Sono contento e ringrazio tanto anche Stefan Popa e Mario dalla regia, perché senza di loro... Mario, Stefan Popa, ringraziamo anche Bobby e gli facciamo ancora gli auguri ancora a Bobby, che oggi è il suo compleanno. Ragazzi, qua si conclude l'eFootball Championship Pro. Grazie Eros per la donazione. Ragazzi, vi salutiamo con quello che è il modo migliore secondo noi per concludere questa avventura, e cioè augurando a tutti veramente chi non salta allora è quello, scusa pensavo fosse l'altro, Lollo, mi sono confuso. Ciao Garry, grazie di cuore. Ciao a tutti, forza Milan, ragazzi, carichi dai. Ciao. Che tengo a memoria, AC Milan uguale vittoria, in Europa si è fatta la storia, milanisti nel cuore, sono 11 in campo e milioni là fuori, rossoneri guerrieri.